dai 9 metri. Di Max, la tiene Morgese, palla in mano per Garnica, stavolta Pipe di Chiotto velocizza Fefe Garnica. Parte la battuta in salto del numero 11, una piazzata su Maiocchi, perfetto, palla dietro per Marx, alto sul muro di Barro, si presenta anche dalla linea dei 9 metri. Parte la battuta di Samagni, palla direttamente dall'altra parte, la rigioca Chiotto, va ad innescare il numero 10 Barotto, Fefe Garnica, Dafis, 201 cm, classe 97. Va tutto in salto, una bomba in parallela, non può nulla. Set point con il proprio palleggiatore, numero 6, Lorenzo Sperotto, secondo anno per lui, qua a Reggio Emilia, a giocarselo dalla battuta. 7, palla sui 2 metri, primo tempo contenuto. Può rigiocare Conad, lo fa con Maiocchi che spara sul muro 3, la palla si vola verso la in battuta per un ace, l'ace di Pedro, cambio palla al 68%, contrattacco al 45%, nessun muro però per la formazione di chi riceve ancora Nicolò Volpe al servizio di Nicolò, la ricezione di 7, palla sui 3 metri dietro per Barotto e arriva il muro di Matteo al posto di Pedro Silva, calciatore numero 7, 7 felice, classe 96 di 1,90 m, Barone al servizio, la ricezione di Maiocchi, primo tempo di Bonola, appena pizzicato, 19 Lorenzo Sperotto dai 9 metri per voi, una piazzata ci arriva Chiotto, palla in mano ed è 7 che spara, set point alla formazione di casa, eccezione di Chiotto sulla battuta di Volpe, può intervenire Marx in difesa per Maiocchi, pallonetto che cade e col punteggio di 25 volle tricolore, il momento di Marx dalla linea dei 9 metri, una bomba la tiene Chiotto, deve andare sui 6 metri quasi, Garnica per Barotto, contenuto il suo attacco da Maiocchi, può contrattaccare Romolo Mariano che spara out questo contrattacco, il momento di Barotto che va anche a pescare la riga, punto numero 10, Volpe al servizio, parte la battuta di Volpe, 7 per Garnica, per Barotto che la spinge, la volta un po' impacciata, ancora da posto 1 il salto float dello schiacciatore centrale numero 1, Sperotto per Mariano, pallonetto di Giusto, Suracci al servizio, parte la battuta di Suracci, la tiene 7, Garnica dietro per Barotto che mette palla a terra e 25 a Barotto al servizio, ricezione di Mariano, problemi, palla per Marx che mette a terra anche questa con un po' di fortuna. Marx per volley tricolore, la deve piazzare, lancio troppo in avanti, Chiotto ci arriva, 7, stavolta Atta esaspera la diagonale e la spara fuori, c'è da recuperare, ci proverà Romolo Mariano dalla linea dei 9 metri, Borgese perfetto per Garnica, Chiotto contenuto sul attacco, c'è la copertura di Garnica, ancora Chiotto in attacco che va a sparare out il pallone, parte la battuta del numero 5, un'altra piazzata, ci arriva Pochini, primo tempo di Bonola contenuto, Garnica per 7, palla a terra, punto numero 21, meno 4 al lancio troppo avanti, palla tocca al naso, ci arriva Garnica, Chiotto per 7,
a sparare in il pallone. Palla toccata da Sesto e sarà tie break. A tra poco per il live del quinto set da Reggio Emilia. World TV Bonola per voi. Ricezione difficoltosa, free ball gestita da Max, con lo stesso Max si rifugia in pallonetto, ci arriva però Morgese. Barotto contenuto il suo attacco, ci arriva Maiocchi ma non può contrattaccare Sesto, free ball gestita da Zamagni e pipe di Nicola Tiotto al servizio. Parte la battuta del numero 5, la tiene Mariano sui 3 metri, Sperotto per Marx, contenuto il suo attacco, può contrattaccare ancora con Barotto che sale in cattedra. Battuta di Marx, 7 la tiene per lo stesso 7.